Il mistero di una notte e la tenerezza di un bambino. Cammelli, dromedari, asini, camminatori, famiglie, bambini, un bimbo. Incertezze, freddo e l'ordine di un Cesare Augusto. È necessario partire. È necessario tornare nella città natale. È necessario dimostrare di essere uno in più nel territorio. Un percorso lungo, faticoso, difficile. Un asino estraneo alla vita che portava sulla schiena. Una notte permeata di ombre e sfide. Un uomo e una donna sono entrati nella notte, esausti. Avevano bisogno di un posto dove riposare. Avevano bisogno di un posto sicuro dove riposare i piedi. Un luogo sicuro per la nascita del bambino. Ma tutte le porte si chiudevano. Perché? Possibile che il freddo della notte abbia raffreddato anche i cuori? E gli occhi si chiudevano come le porte? Forse non sapevano leggere il mistero di quella notte. E l'uomo e la donna avevano bisogno di una coccola perché portavano in sé la vita, l'amore, la luce. E l'amore non ha trovato casa. L'amore non si è arreso, non si è intimidito, non si è indebolito. Nella semplicità della sua povertà si adagiò nell'umile mangiatoia. Era riscaldato dal calore degli animali, dell'uomo e della donna. Il mistero della notte illuminava il cielo. La stella guidava i sapienti, pecore inquiete e attente. I pastori si svegliarono al canto degli angeli e sono partiti. Corsero senza capire la magia di quella notte. Il cielo è sceso sulla terra. Tutto rientrava nella piccolezza di una grotta. Benedetta notte di Natale. L'amore si è fatto tenerezza nella figura di un bambino. Sdraiato su fieno, questo bambino ha mostrato la sua povertà e umiltà. Accoglieva tutti con il suo fascino, accendeva la speranza. È di nuovo Natale. È ora di guardare il mondo e scoprire il miracolo della vita. È tempo di alimentare la fiamma dell'amore e della speranza. È di nuovo Natale e che bello se possiamo cantare e celebrare la pace. È di nuovo Natale e quanto è bello se i nostri cuori sono aperti ad accogliere l'amore nei poveri, negli indifesi, nei dimenticati, nei torti. È di nuovo Natale. Possano le lezioni della mangiatoia non essere vane. È di nuovo Natale. Camminiamo insieme verso Betlemme.